Chiesti 8 mesi di reclusione per Henry De Luca, accusato di aver istigato a sabotare il cantiere della TAV, lo scrittore replica: rivendico la libertà di espressione. La Procura di Torino ha chiesto 8 mesi di reclusione per Henry De Luca, lo scrittore accusato di istigazione a delinquere. In alcune interviste, secondo l'accusa, avrebbe incitato a sabotare il cantiere della Torino-Lione. Lui replica: sono testimone della censura della libertà di espressione. Al processo c'era per noi Matteo Spicuglia. Il processo è su una parola, sabotaggio, le sue implicazioni, la stagione di disordini in Valsusa, un legame evidente per la Procura di Torino che chiede fino ad 8 mesi di reclusione per Henry De Luca, accusato di istigazione a delinquere per quell'intervista del 1 settembre 2013, l'estate degli attacchi al cantiere di Chiomonte, dell'occupazione dell'autostrada, lo scrittore che dice la TAV va sabotata, ecco perché le cesoie servivano. Dopo l'intervista abbiamo un attentato alla ditta Itinera, dove vengono bruciati più di 10 automezzi, e poi ancora il 12 settembre l'attacco alla Italcoge di Gravere. Per il PM Antonio Rinaudo, De Luca è andato oltre il suo diritto alla libertà di espressione. L'invito a sabotare nel contesto della lotta dei Notav assume significati precisi, ancora di più negli ambienti anarco-insurrezionalisti. Un invito alla violenza per l'accusa. Versione sempre respinta dal diretto interessato, presente anche oggi in aula. Sabotare, ha sempre detto, non è solo danneggiamento materiale, significa ostacolare. Dire no all'alta velocità è un diritto. Questa sentenza è un messaggio sul presente immediato di questo paese e sulla sua possibilità di libertà di espressione. Sì, questo è un messaggio sicuro, insomma, quello che uscirà da questa sentenza. L'ultima parola è del giudice Immacolata Ia De Luca, l'ultima parola in un processo che, a torto o a ragione, è diventato anche un simbolo.